Buongiorno, scusateci ancora una volta del ritardo, ma capirete che la situazione è abbastanza complessa. Do subito la parola al Presidente Attilio Fontana. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo concordato con il Governo i provvedimenti che attengono alle misure che abbiamo deciso insieme al Governo di assumere. Diciamo sostanzialmente che esistono due zone, una zona dove il contagio è più diffuso, quella da cui si è scatenato tutto la situazione odierna, che definiremmo zona rossa. Per quanto riguarda la zona rossa c'è stato un provvedimento della Presidenza del Consiglio del Governo, il quale provvedimento è andato nella direzione di, oltre ai provvedimenti che poi saranno invece per tutta la Regione, di impedire l'accesso e l'allontanamento dei cittadini da tale zona. È un provvedimento con cui si chiude, si blinda quel territorio. Questo è fatto perché purtroppo abbiamo potuto accertare che tutti coloro che sono stati contagiati, o gran parte di quelli che sono stati contagiati, hanno avuto rapporti con quella zona. Un secondo provvedimento, che invece sta per essere firmato da me e che si riferisce alla residua parte della Regione, in cui vengono posti una serie di divieti che sostanzialmente, poi l'assessore ve li spiegherà più dettagliatamente, che sostanzialmente vanno nella direzione di impedire che si verifichino quelle situazioni dove il contagio potrebbe diffondersi più facilmente, quindi manifestazioni pubbliche, manifestazioni sportive, locali chiusi, cinema, discoteche, tutte quelle situazioni, ripeto, che potrebbero essere favorevoli al contagio. Oltre a ciò abbiamo disposto la chiusura delle scuole di tutta la Regione e direi che questo sostanzialmente fa riferimento alla cosiddetta zona gialla. Assessore, si vuole entrare ancora più nel merito dei singoli provvedimenti? Sì, grazie. Come ormai avete colto, a livello paese in queste ore si sta lavorando per costruire modalità e meccanismi che consentano una riduzione della diffusione del virus. No, siamo in questa fase. Abbiamo fatto una prima fase in cui il paese ha provato a contenere la diffusione del virus, quindi l'individuazione di pochi casi, le persone, i pazienti zero che arrivavano. È evidente oggi che per l'individuazione, per la presenza in varie regioni e in Regione Lombardia, per il numero crescente di persone individuate positive al coronavirus, stiamo provando a gestire una seconda fase, che è quella di contenere la diffusione del virus. Se Presidente Conte o qualcuno un po' meno. Se questo è il percorso che il Paese sta cercando di compiere con un DPCM, quindi un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che in qualche modo ha raccolto le indicazioni che avevamo maturato ieri e l'altro ieri quando è venuto qua il Ministro Speranza e ieri nelle riunioni continue che noi facciamo, che era quella dell'individuazione di queste zone rosse all'interno del quale vengono in qualche modo bloccate tutte le attività, tenute le persone al proprio domicilio perché sono dei focolai. Ce n'è uno in Veneto e ce n'è uno nel territorio lombardo, nel Basso Lodigiano. Dopodiché vi sono invece tutta un'altra serie di misure che la Regione Veneto sta approntando per il Veneto, che la Regione Piemonte sta adottando per il Piemonte, che noi Regione Lombardia stiamo adottando, che ha come compito quello di ridurre per un limitato periodo di tempo
e quindi 7 giorni inizialmente, eventualmente prorogabili a 14, le occasioni di assembramento delle persone che sono quelle che facilitano la diffusione del virus, affinché oggi ci possa essere la possibilità di contenerne la diffusione e di gestire i pazienti che risultano positivi. Quindi questo è l'obiettivo. Okay? Quindi non siamo in una situazione di pandemia, ma è assolutamente bene provare a evitare gli assembramenti che consentono una diffusione di questo virus. Per questo abbiamo, il Presidente in qualche modo l'ha già declinato, da un lato la chiusura delle scuole, quindi per 7 giorni, quindi 7 giorni o 14 giorni, iniziamo con 7 giorni. La sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione al pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso, anche se svolti in luoghi chiusi e aperti al pubblico, quindi le manifestazioni e le iniziative. Abbiamo detto la chiusura di tutti i servizi e la sospensione di tutti i servizi educativi di ogni ordine e grado. La stessa sospensione vale per i musei, gli istituti e i luoghi di cultura, le attività, i beni culturali e del paesaggio, la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che all'estero, la sospensione dei concorsi, fatta salva l'erogazione dei concorsi. Queste sono, diciamo, le misure strutturate e strutturali che inseriremo. La chiusura dopo le ore 18 dei luoghi commerciali di intrattenimento e svago, quindi discoteche, pub e altre attività del genere, no, non i ristoranti, i cinema sono i luoghi, certo, rientrano tra i teatri e gli altri, risultano anche i cinema. Dopo le 18 i luoghi di intrattenimento, quindi i pub, le discoteche, i luoghi dove c'è grande persone che si ritrovano, questa è la filosofia, cioè quello che ci stiamo informando è tante persone che si accalcano nello stesso luogo. Non i ristoranti, perché voglio dire c'è un numero limitato di persone, hanno una evidente separazione, cioè distanza tra gli uni e gli altri, quindi è un'attività che in qualche modo non rientra in questa razza. Può essere che in queste ore sulla delibera, diciamo sul provvedimento regionale, vada a svolgersi e a arricchirsi di altri, di altri elementi, questi sono, diciamo, il corpo principale. Passiamo ora a oggi, abbiamo processato più di 800 tamponi, abbiamo individuato 112 soggetti positivi, quindi abbiamo una media di soggetti positivi del 12%, sono ormai distribuiti tra Lodi, Codogno, il Sacco, il San Raffaele, Cremona, Como, San Matteo di Pavia, Bergamo, il Papa Giovanni. È importante sottolinearlo per quello che dico, che è evidente che noi ben sappiamo che il coronavirus oggi è un virus per cui non c'è ancora un vaccino, come stiamo dimostrando ha una evidente contagiosità, quindi veloce contagiosità. Dopodiché, rispetto all'aggressività, voglio sottolineare come di questi 112 persone a oggi solo 17 sono in terapia intensiva. 17, solo 17 sono in terapia intensiva, 5 sono a casa e gli altri sono 53, scusate, 17 nella terapia intensiva, che sono un di cui di 53 che sono ricoverati negli ospedali, quindi la metà è ricoverata in ospedale e di questi 17 sono in una situazione più complessa. Questo anche a dare la dimensione del fatto che stiamo parlando della necessità di governare e gestire un fenomeno che è comunque una forma di influenza o polmonite aggressiva, ma rientra in questo tipo di forme di evidenza, no? E quindi
ci saranno o ci sono probabilmente, anzi ne abbiamo evidenza, circa la metà delle persone che la gestisce tranquillamente superandole senza avere particolari problemi, l'altra 40% che con un piccolo accorgimento e probabilmente con una piccola cura farmacologica anche senza la necessità del vaccino la supera, e poi evidentemente abbiamo una quota di persone per cui è invece necessario qualcosa di più e quindi le terapie intensive. E come si poteva immaginare, dopo è una prima fase che evidentemente colpisce un po' tutti o soprattutto le persone diciamo dalla media età in avanti, cioè a oggi abbiamo quasi nessuno, adesso io non ho ancora nessun ragazzo e pochissimi giovani, o voglio dire forse guardate nel frastuono può essere, ma tendenzialmente al di là di qualche persona dai 40 anni in su è chiaro che l'elemento della fragilità delle persone, molti sono le persone che iniziano dai 60 ai 70 anni ad ammalarsi di coronavirus, incide sulle sue condizioni pregresse, no? Quindi questo è evidente, lo è in molti casi, lo è ancora di più per il coronavirus. Come sicuramente ormai sapete tutti, oltre alla prima signora abbiamo trovato al proprio domicilio deceduta, per cui abbiamo fatto questo tampone post mortem, poi ho ricevuto tutte le telefonate perché ho sgranato gli occhi alla domanda della corica se facevamo in maniera indistinta i tamponi post mortem a tutti i morti della Lombardia, e mi hanno detto ma guarda hai fatto uno sguardo pazzesco, però vabbè era anche una domanda pazzesca. Abbiamo oggi un altro decesso a Cremona di una persona che era in oncologia, quindi con una situazione molto compromessa e che aveva anche il coronavirus, e quindi è chiaro, ma voglio dire questo non solo c'è, ma sono delle situazioni che quando si presentano in questa forma sui pazienti più fragili porteranno anche a questa situazione. Quindi c'è lo sforzo che stiamo mettendo in campo, che metteremo in campo nei prossimi 7-14 giorni, invitando le persone al di là della chiusura dei luoghi in cui naturalmente ci si può affollare sempre di più, è quella di stare a proprio domicilio, ma proprio per provare a fare in modo che ci sia il contenimento di questo fenomeno che ancora noi non riusciamo a conoscere, che non è particolarmente aggressivo ma che si trasmette velocemente, che quindi se il paese riesce a gestirlo è sicuramente meglio per tutti, anche perché quando abbiamo grossi numeri evidentemente tutte le capacità anche di gestire e assorbire diventano da parte del sistema sanitario. Noi ci stiamo assolutamente attrezzando liberando i posti nelle terapie intensive, ne abbiamo più di 900, attrezzando anche ulteriori posti, c'è un gruppo di lavoro che sta andando a ampliare i posti terapie intensivo utilizzando anche quelle aree degli ospedali che oggi sono non utilizzati, non più utilizzati, ma che avevano già tutte le misure adatte. Evidentemente è meglio se possiamo non utilizzarle, quindi è quasi una misura assolutamente precauzionale di salute pubblica legata a questo aspetto. Per questo è evidente che stiamo mettendo in campo uno sforzo importante, ma il messaggio è che è, voglio dire, di carattere precauzionale rispetto ad una situazione che speriamo che non vogliamo gestire. Quindi è uno sforzo che noi chiediamo ai cittadini, soprattutto di gestire la loro vita, le loro relazioni nella prossima settimana o nelle prossime due settimane, cercando, voglio dire, di evitare, no? O comunque insomma, di non vedersi limitati nella loro libertà di movimento, altro per qualcosa che serve a tutti, ma che non per questo oggi c'è un allarme definito. Quindi questo è un elemento importante che sottolineiamo. I servizi pubblici continuano, i servizi pubblici sanitari sono assolutamente aperti e attivi, tutto il nostro personale chiaramente, così come il personale delle altre attività dei servizi pubblici, userà le mascherine, noi stiamo adottando e fornendo tutti i nostri presidi di questo, ma tutto evidentemente l'apparato sanitario e pubblico si sta muovendo nel modo migliore. Abbiamo un grosso supporto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e ringraziamo molto per questo. Giustamente lo dico a voi, anche se ormai forse anche questi dati sono diffusi,
Il numero di informazione è il 1500. Chi vuole informazioni sul coronavirus, sugli sintomi, sui eventi, chiami il 1500. L'112 va lasciato e utilizzato per le persone che hanno dei sintomi e che hanno una necessità, perché se chiamiamo, come sta succedendo anche per ogni informazione, vanno in tilt. Per le persone dentro la zona rossa c'è un numero verde destinato a loro, perché la zona rossa da oggi, cioè dall'approvazione del DPCM, diventa una zona chiusa, ok? Dove ci saranno. Quindi a maggior ragione è chiaro che ci si farà fronte di tutto, la protezione civile con le forze dell'ordine, la prefettura garantirà qualunque cosa al loro interno, l'ospedale di Codogno dentro è aperto al servizio e a funzione delle persone che lì sono collocate, compreso domani l'attività ambulatoriale per le persone urgenti, il numero verde è l'889-45-45 destinato alle persone della zona rossa. Un'aggiunta che volevo comunicarvi. Alle 7 ci sarà una riunione in teleconferenza con tutti i sindaci per chiarire e per spiegare il significato ed i termini dell'ordinanza che sto per firmare. Grazie. Allora, come ieri, una domanda. E cerchiamo di essere sintetici perché siete in tanti. Grazie. Salve, Chiara Valli, La Stampa. Ci dite esattamente cosa è successo al San Raffaele? È contagiato o non è contagiato il 78enne? Il? 78enne. Certo, positivo. Ok, no, perché sono uscite delle agenzie. Ma sono certo. Cioè, abbiamo fatto ben due volte i nostri controlli, l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto i suoi, poi sono uscite notizie che il sistema pubblico è basato su centri di riferimento che noi abbiamo dato, i controlli vengono fatti lì e quelle sono le fonti che vanno ascoltate, ma voglio dire da parte di tutti. Okay. Avete già anche un po' ricostruito la rete dei contatti? Certo. Ok, quindi viene da Codogno? Cioè è contagiato da Codogno? Sì, aveva dei contatti con Codogno, sì. Corica di Repubblica, parlava di 112 casi positivi. Sì. Come sono distribuiti nelle varie province lombarde? Allora, sono 3 a Bergamo. Adesso questi sono 100 perché gli ultimi 12 non ho la distribuzione territoriale, perché poi mi dite non fa 112. 14 a Cremona, 49 a Lodi, 1 a Monzebrianza, 2. 49 a Lodi, 1 a Monzebrianza, 2 a Milano, 6 a Pavia, 1 a Sondrio. E vabbè, 24 più 12, 36 in verifica. Anche perché, come cogliete, i tamponi continuano ad arrivare, dobbiamo poi selezionare tutto, cioè processare, mettere, quindi. Microfono. Stamani in prefettura parlavano di 4 casi su Milano, ci dite invece che sono soltanto 2? Sì. Milano provincia o Milano città? Milano provincia. Milano provincia. Sono quello di Mediglia e quello di Sesto. Ah, sono quei 2 di Milano, sono quello di Mediglia e quello di Sesto. E, io uso la mia domanda per chiederle, possiamo avere per quelli che sono stati ricostruiti un'idea della rete dei contagi? Cioè, sono tutti riferibili questi altri contagi? Bergamo, la Valtellina... Sono tutti quanti riferibili al focolaio di Codogno e sulla Valtellina faccio una domanda specifica e chiedo se risulta che si tratti di un ragazzo giovanissimo che studia a Codogno in zona, in un istituto di Codogno e che stava in un convitto, per cui se, come stanno funzionando test e tamponi su questo convitto. Però in generale anche la mappa per capire come abbiamo fatto le altre volte.
Cioè, sì, li abbiamo, vuol dire stiamo ricostruendo la Valtellina, poi è esattamente quello, è così, e quindi è così come degli altri, abbiamo arrivato uno a Chiari che passava di qua, però su tutti, ragazzi, ormai sta diventando ampio, non è che possiamo fare. È chiaro che su ognuno nell'arco di poche ore si ricostruiscono le relazioni, i contatti più stretti, si vanno a prendere a fare i tamponi, questi sono, cioè noi nelle prossime ore anche sui contatti diretti non solo passiamo all'isolamento o al domicilio o in struttura separata, quindi inizieremo anche quella fase, viene tracciato tutto, per quello sono gli 800 e crescenti tamponi, no? che sono processati, ogni ora ne processiamo, ogni mezza giornata ne facciamo, mi sembra, 50 per laboratorio, ormai abbiamo 4 laboratori in azione, e quindi evidentemente c'è il tempo per farli e tutto, ma su ognuno si fa così, anche ieri, dopo, cioè, io ormai la tracciatura dei contatti avviene nell'arco di 3-4 ore. Magnano, Radio 24, scusate, stavo aspettando. Volevo sapere se in questa fase, diciamo, del contagio ha ancora senso cercare il paziente zero e se lo si sta facendo. Ha sempre meno senso, ma si sta facendo. Vai. Sì, buonasera, ecco di Bergamo. Se gentilmente l'assessore Gallera ci può dire, relativamente ai 3 casi bergamaschi, qualcosa di più su chi sono, donna, uomo, età, la localizzazione. No, non abbiamo, guardate, non riusciamo più ad avere o a darvi su 100 persone le schede sintetiche di ognuno, mi spiace. Anche questo è un dato che oggi non abbiamo. Mi perdoni, lei ha parlato di un terzo morto in Italia, a Cremona? Sì. Quindi è il secondo morto in Lombardia. Lombardia e il terzo, ci può dire qualcosa in più? L'ho detto, era una signora anziana ricoverata in oncologia, quindi con una situazione ospedale. Cremona. Nell'ospedale, scusate, di Cremona. Si è parlato crema. Si è parlato anche della possibilità di chiudere gli esercizi commerciali. È confermata? Verrà rimandata in un secondo tempo? No, a oggi non è. Oggi non è stata presa in considerazione, è chiaro che se le cose dovessero andare in un certo modo si può prevedere, ma oggi come oggi noi riteniamo non sia necessario e crediamo che neppure si arriverà a dover prendere in considerazione questa ipotesi. No, aspetta, basta. No, c'è il collega prima, vai. Schirinati, gira 7. L'ospedale militare di Baggio e l'aeronautico di Piacenza diventeranno centri di soccorso, sono solo a disposizione, verranno allestiti, in che stato, cioè, c'è un feedback positivo da parte del governo, ma che succede adesso? Sì, cioè, allora Piacenza è praticamente pronto, lo stanno attendendo, e anche su Baggio da domani iniziano le operazioni, voglio dire, di definizione, insomma, di rimessa a posto, nel senso che è pronto, però arrivano i rappresentanti dell'esercito e verranno utilizzati accanto a questi, che però sono, come dicevo, un numero non sufficiente a ricoverare i positivi o i contatti diretti, perché il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i contatti diretti rimangano in isolamento oltre ai positivi. La protezione civile, c'era qua prima l'assessore, stanno già andando a reclutare altre strutture, alberghi o altro che possono servire a questo. Sì, nei prossimi giorni. Quindi nei prossimi giorni potrebbe già, le persone potrebbero essere già trasportate. Sì, lì. Microfono. Sia i positivi e i contatti diretti in 2 strutture separate. Questa terza vittima che era ricoverata in ospedale, dove l'ha contratto il virus? Guardate, adesso non ho qua sotto l'indagine epidemiologica, cioè l'indagine sulla persona. Ma scusi, da quanto tempo era ricoverata in ospedale? Da qualche giorno. Le persone avevano già fatto il tampone e sapevano che aveva il coronavirus, quindi era messa nelle tutte le posizioni di... Le persone in isolamento in Lombardia quante sono al momento? In isola, no, questo dato. Questo un dato di grandezza, guarda, insomma. Un ordine di grandezza. Glielo facciamo avere, guardate. Adesso non abbiamo qua.
Ma... Sia le strutture militari che alberghi altro. Sì, allora si stanno facendo tutte le verifiche, ci sono come si sa due strutture militari, che quella di San Damiano è stata fatta nelle ore scorse il sopralluogo ed è pressoché pronta per eventuali interventi. Stanno facendo anche in questi momenti gli approfondimenti su Baggio, si stanno anche valutando o si sta facendo la ricognizione, soprattutto a livello locale, a livello prefettizio, da parte di strutture locali presenti sul territorio. Tutta la protezione civile, o meglio, tutto il sistema di protezione civile è già allertato naturalmente da giorni. Chiaramente questa non è un'emergenza di protezione civile, ma un'emergenza sanitaria, e la protezione civile è assolutamente a disposizione di quelle che saranno le richieste per la protezione civile. Come ho detto, tutto è allertato e chiaramente nelle prossime ore, anche in relazione all'applicazione dei provvedimenti relativi alla zona rossa, si deciderà, si capirà se la protezione civile potrà essere di ausilio, in che modo e in quali forme. Ripeto, non sono decisioni del Dipartimento di Protezione Civile, ma la protezione civile è a disposizione di quelle che sono le eventuali richieste. Marta, ultima domanda. Marta Bravi del Giornale. So che non avete nominato i trasporti pubblici, in particolare i treni, però visto che la logica, diciamo, è evitare le zone di assembramento, mi chiedevo se c'è l'eventualità di valutare di sospendere i trasporti, i treni, eccetera. No, attualmente non si... No, certo, la zona rossa è tutto bloccato, attualmente no. Diciamo, abbiamo... Basta, Ravizza, e poi andiamo, grazie. Assessore, ha detto che il paziente zero dal vostro punto di vista è sempre meno, è importante trovarlo, però è una cosa che per noi è abbastanza un assillo. Una pista che poi mi sembra sia stata scartata era quella di Cremona, poi c'era una pista di Pieve, qualche cosa. Ci dica... Su cosa si sta si sta guardando varie strade, non due strade. Ce le dite per favore, ci evitate una serata di merda, vi prego. Guarda, noi facciamo anche le notti così, per cui facciamo l'ultima live, perché sennò sì, poi allora sono che... rivolta a News Mediaset per il presidente Fontana. Lei ha dichiarato la Lombardia come Wuhan se la situazione degenera. No, io non ho detto quello, mi è stato chiesto se siamo pronti ad affrontare eventuali ulteriori situazioni. Ho detto nel caso in cui ci fosse un ulteriore peggioramento siamo pronti ad affrontarla con ulteriori misure. Tutto lì. Poi volevo un chiarimento che forse non ho capito bene. Sui 112 contagiati, quelli in ospedale sono la metà. 50, sì. Ecco, gli altri dove sono? No, gli altri sono a casa, sotto osservazione, stiamo parlando di quelle che perché isolati, gli isolati sono questi più altri, evidentemente perché stanno bene, non hanno sintomi e quindi è chiaro che vengono monitorati. No? Anche, ma non verranno poi trasportati in questi ospedali in quarantena, diciamo? Allora, là il tema dell'isolamento oggi si struttura in questa maniera: se la persona può stare al proprio domicilio in una stanza isolata con un bagno possibilmente riservato soltanto a lei o comunque insomma che può rimane a casa, esce dalla propria stanza con i guanti, la mascherina, quando va in bagno deve poi usare sempre i detersivi per metterlo a posto, può rimanere al proprio domicilio. Qualora non ci siano queste possibilità o la persona non voglia, verrà collocata in una di queste strutture, no? E l'idea è di farlo anche per i contatti diretti che, voglio dire, proprio per evitare in qualche modo che magari l'insorgenza, il diventare positivi dopo qualche giorno, perché l'incubazione, come sappiamo, dura 14 giorni, possa nei giorni prima portarli. Quindi questa è un pochino la strategia che stiamo mettendo in porto. Attualmente le persone sono isolate o nel loro domicilio o nei presidi ospedalieri. Molti degli infermieri e dei medici che sono entrati, che sono contatti diretti, rimangono all'interno degli ospedali e lì stanno facendo la loro attività di quarantena. Grazie, basta. Grazie, andiamo.
Le abbiamo, no, verranno, sono tra quelle che vengono chiuse.